15 anni, 16 anni ho iniziato ad andare a ballare. Vivevo in Argentina all'epoca e con la classe, con gli amici di scuola andavamo a ballare. Immaginati l'emozione di sentirsi grandi, di sentirsi donne vissute. E anche la pericolosità di un ambiente del genere, soprattutto in Latino America, parliamo degli anni 90. Fine anni 90. Io ovviamente mi innamorai di un ragazzotto parecchio più grande di me. E come tutte le ragazzine, non potevo fare altro che ridere quando passava lui, parlare con le amichette, cercare di attirare la sua attenzione. Chissà se le piacerò. Chissà, oddio, chissà se stasera c'è. Oddio, c'è, guarda, sta lì. Speriamo che non parli con nessuna. Ma chi è la cugina? E appunto, un giorno venne mio cugino che faceva la scuola con me, quindi anche le sere alle volte c'era anche lui. Venne e mi disse: ehi, guarda, mio cugino aveva la mia stessa età, 9 mesi meno di me, mi disse: guarda, è venuto quel ragazzo a chiedermi di te. Ti potrei immaginare l'emozione. Ha detto: oddio, gli piaccio, wow. Ha detto: sì, chi è quella che ha un occhio di vetro? Che tra l'altro è di resina, non è di vetro. Con l'occhio storto. Mio cugino innocentemente ha riferito quello, pensando probabilmente di non ferirmi perché mi voleva bene, e quel ragazzotto molto più grande di me probabilmente non l'ha fatto con intenzione. Io ci rimasi malissimo. Avevo 15 anni, 16, stavo per compiere 16 perché quella è l'età in cui abbiamo cominciato a fare le prime uscite. Ora io ti domando: se quella ragazzina di 15 anni fossi tu, fosse tua figlia, se quella donna di adesso 42 anni fossi tu, fosse tua sorella, e se la donna che spero di essere a 60, 70 anni, se ci arrivo, fosse tua madre, gli incidenti e le malattie accadono in ogni momento. Il fatto che io l'abbia avuta non esclude che non la possa riavere. E il fatto che tu non l'abbia avuta non esclude che tu la possa avere. Con questo non sto augurando il male a nessuno. Sto solo facendoti notare quanto ironico sia il tuo modo di porti, come se ti sentissi superiore alle dinamiche umane. E se tu hai scritto questo commento, a meno che tu non sia un'intelligenza artificiale, probabilmente sei un essere umano, quindi soggetto alle stesse leggi fisiche e umane di tutti noi. Io piansi di nascosto da mio cugino. E sta di fatto quel ragazzotto era davvero innamorato di me, affascinato, insomma, gli piacevo, parliamo in queste dinamiche. Si era solo espresso in un modo selvaggio, come te, molto più grave il tuo, con l'intenzione di ferire. Ed ora mi domando: se lo dicessero ai tuoi figli, non hai figli? Se lo dicessero i tuoi genitori, se accadesse qualcosa del genere, non hai più i genitori? Bene, dovresti avere quindi gli strumenti per capire che la vita è molto, molto fragile. Dovresti avere la capacità di non sentirti esclusa da nessuna delle dinamiche della vita.
dovresti avere l'empatia per capire quanto potresti ferire. Ora ti svelo un segreto. Noi sopravvissuti a queste dinamiche, e con questo non mi voglio elevare a mio modo, a mia volta, abbiamo un'opportunità, quella di diventare molto più forti e più consapevoli e più empatici e più umani. Quindi io comprendo che dietro questa frase c'è tanta sofferenza tua. E quindi la mia frase a te è: ti auguro di guarire da una malattia molto più grave di quella che ho avuto io, che è quella della sofferenza, dell'odio e dell'astio che tu provi. E se lo provi nei miei confronti è perché lo provi nei tuoi, ed io ti faccio specchio. La mia sicurezza, la mia personalissima bellezza, quella che abbiamo ognuno di noi, ti dà fastidio, perché io riesco a amarmi così. E tu, pur avendo, mi auguro, due bellissimi occhi, non lo sai fare.